ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'Eterno riposo torna loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia Maria, a te per tutto me stessa, alle mani del Figlio tuo, il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste, fa che dolce all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla donazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli e sorelle, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. Perché cerchiamo di conoscere e apprezzare la ricchezza nella varietà dei doni e dei carismi che lo Spirito Santo distribuisce per il bene di ogni comunità a beneficio dell'intera famiglia umana. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le conferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divino Padre. In particolare, preghiamo perché la comunità internazionale si impegni concretamente nell'abolizione della tortura, garantendo un sostegno alle vittime e ai loro familiari. Preghiamo affinché l'assistenza sanitaria sia segno di promozione della dignità umana e il sistema sanitario pubblico sia qualificato ed efficiente, rispettoso e attento alle esigenze anche dei più poveri. Cuore sacro di Gesù, sorgente e rifugio per ogni tuo ministero, accompagna passo passo i sacerdoti con la potenza della tua grazia, perché il nostro cuore sia sempre più abitazione del cuore immacolato di Maria. Da lei possiamo imparare lo sguardo puro e luminoso sul mondo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica di riposo, nella calura riparo, nel chiaro conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza, nulla è l'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è siato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona il tuo impegno, dona notte santa, dona gioia eterna. Amen. Sentiamo Comune dei Santi, l'inno ufficio delle letture, al pagina 1730, San Luigi Maria, San Luigi Gonzaga.
Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua gloria. La festa di San Luigi Gonzaga, lodiamo il Signore nostro Dio. Nella festa di San Luigi Gonzaga, lodiamo il Signore nostro Dio. Facciamo la comunione e poi iniziamo l'inno confesso a Dio onnipotente. E a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e azioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Figlio, quindi oggi tutte le nostre preghiere che lo Spirito Santo deve illuminarci la mente. È illuminato da se stesso. Ma le nostre preghiere sì. Devono essere. Comunque, sì. Lui è un ragazzo che ha studiato per bene, perciò non ha bisogno manco di preghiere. No, ce l'ha bisogno. Per la sua conversione, non per essere promosso. L'ho capito. Speriamo per il per il papà di Valeria. È promosso perché è intelligente. Per il papà di Valeria, che oggi è a Palermo. Sì, sì, per il papà, sì. E gli ammalati, sì, sì. Allora, uniamoci, o fratelli, con cuore puro e ardente, alla gloria festosa della Chiesa di Cristo. In questo giorno santo, la carità divina congiunge San Luigi al regno dei beati. La fiamma dello Spirito ha impresso nel suo cuore il sigillo indelebile che lo passa di Dio. Egli è il modello di guida a coloro che servono le membra sofferenti del corpo del Signore. Egli è un modello e guida a coloro che servono in povertà e letizia. Gesù sposo e Signore, dolce amico dei poveri, intercedi per noi, sostieni i nostri passi nella via dell'amore. A te salvato Cristo, immagine del Padre, che sveli nei tuoi santi la forza dello Spirito. Amen. Sedetevi, c'è una... Quale è il giorno? Sì, c'è un piccolo episodio che riguarda questo ragazzino giovanissimo, gesuita, negli anni di formazione spirituale per diventare sacerdote, però è molto giovanissimo. Questo ragazzino che aveva una fede adamantina, trasparente, gioiosa, lieta, specialmente la grazia di Dio che è la coscienza di appartenere a Gesù Cristo,
che Cristo Gesù è il vivo e vero, vivo e vero dentro di noi, non è fuori di noi. Tante volte, quando diceva il battesimo, come se nulla fosse, quanto invece è un'incorporazione, è dentro quell'incorporazione che Gesù dice rimanete in me. Se ci dimentichiamo che Cristo è dentro di noi, allora incominciamo a far prevalere i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre ragioni per non odiare, rancori, risentimenti e tutto il resto. Hai dimenticato Cristo dentro di te, perciò sei corrotto. Scusatemi così. Il corrotto è colui il quale dimentica che Cristo vive dentro di sé e vive in peccato grave. Cade e cede alle tentazioni, perché dimenticando che noi siamo tempio vivo dello Spirito Santo. Ma scusate, quante volte abbiamo detto che l'amore di Dio è stato riversato nel nostro cuore con il battesimo, che ha fatto, per mezzo dello Spirito Santo, che ha fatto in noi la sua dimora. Questo episodio riguarda proprio la bellezza di questo ragazzo meraviglioso, che sapeva che Cristo era dentro di lui e si divertiva. Quando si divertiva, è Cristo che si divertiva in lui, con lui e per lui e in lui. A un certo punto il suo educatore, che vedeva che giocava in modo straordinario, come se tutta la sua vita fosse il momento del gioco, ma è così, è far bene ogni cosa, ace codaces, fai bene quello che stai facendo. Se stai facendo, stai cucinando, che vai pensando ad altro? Allora, altrimenti bruci il contenuto dalle padelle e ti va in fiamma tutto. Tu telefonate, metti il tegamino lì, acceso, pronto, no? E si brucia tutto, o no? Allora, era così invocato, perché faceva bene ogni cosa, con attenzione a ogni cosa. A un certo momento il Salvatore dice, senti, se il Signore venisse a dirti, guarda che tu fra qualche minuto devi prendere l'anima a Dio, morirai, che cosa faresti? Continuerai a giocare. Cosa vuol dire? Fai bene anche quando dopo un secondo devi morire. Stai morendo, ti viene avvertito che fra 2 minuti, 3 minuti devi morire. Continuerai a giocare fino a quei 3-4 minuti. Perché cos'è la santità allora? Far bene il proprio dovere. Cos'è la santità, Antonella? Agge codagis, fai bene ciò che stai facendo. E qualche altra santità, questa tiziana, no? Allora Loredana, è questa. Facciamo bene quello che stiamo facendo. Siamo sotto il sguardo di Dio, quindi per questo dobbiamo fare sempre bene tutto, diceva Santa Teresina. Tu non devi farlo per te stessa, ma devi farlo per il Signore, quindi farai bene ogni cosa. Perfetto, quasi direi, perché lo fai per lui, quindi è pieno di amore, di attenzione. Allora, certo. Dovremmo anche aggiustare il modo anche di dire, no? Il Signore è dentro di noi? Non è fuori di noi? È dentro di noi. Ci guarda di dentro o ci guarda di fuori? Dentro e fuori, perché nessuno ci faccia del male. Allora, dobbiamo a mercoledì. Salmo 89. Allora, Salmo 89. Attenzione, perché 89. È bello perché adesso questa antifona ci interpella. 89. Forse vediamo le antifone
Tiziana. Siamo in diretta. Forza, via. Davanti al tuo volto, Signore, grazie e fedeltà. Davanti al tuo volto. Quindi la sua persona, volto, persona. Attenzione, perché il volto di Dio, secondo te, Ettore, qual è il volto di Dio? Chi è che, quando noi siamo dinanzi al volto di Dio, che cos'è il volto di Dio? Qual è lo specchio che ci fa vedere il volto di Dio? Peggio. Quindi è una domanda, quindi aspetti la risposta. In effetti, se uno non si fa la domanda, tutte le risposte che abbiamo, se non si fa la domanda, scivolano. Allora, quando il volto di Dio si riflette dinanzi a noi, quando e qual è lo strumento attraverso il quale posso vedere lo specchio dove riflette la sua la parola di Dio. La parola di Dio è, non è altro che la comunicazione di colui il quale è in se stesso. Allora io non posso inventarmi la personalità di Dio, di Gesù, di Gesù Cristo, se non è Lui a togliere il velo. La parola di Dio toglie il velo e lo vediamo così come Egli si presenta. Quindi davanti al tuo volto, grazia e fedeltà. Perché grazia? Dinanzi alla tua parola significa togliamo il volto. Dinanzi alla tua parola che mi manifesta la natura della tua divinità, allora vedo la tua forza e la tua fedeltà nella parola. Perché quando tu ti manifesti come uno che è fedele quando ti promette qualcosa. Quindi la natura divina è nella fedeltà alla parola che ti dice. C'è perché una cosa più convincente. Dio è colui il quale parla. Dio è parola che si fa, che si svela, si autosvela. Parola di Dio che si autosvela, che si manifesta. Manifesta la natura di Dio, che non possiamo alterarla. La bestemmia sottile, l'imprecazione più sottile che noi possiamo fare a Dio è quello di alterare la sua natura divina. Perché quando Lui parla nei Salmi, parla della sua parola, il Vangelo, nel libro dei Salmi, nel libro della Sapienza, Gesù stesso, quando io ho dei dubbi, delle incertezze, se quello che lui dice è vero o non è vero, è un inganno, è terribile. La verità più assoluta noi lo troviamo nel suo svelamento, tanto è vero che addirittura il verbo, la parola si fa carne nella carne nostra. Perché la sua parola, nel momento in cui lo ascolto con l'udito, questa parola è entrata dal mio udito, quindi si mette in movimento l'intelligenza, la volontà, lo esamina, lo mette dentro la mia coscienza e comincia a schiudersi. Significa c'è un'elaborazione dentro di noi. Io cogliendo quella parola, fai diventare la tua anima l'incarnazione della parola di Dio. Come nel terreno, quando tu metti la semente, Gesù dice io sono, la mia parola è come il seme che è gettato in tutti i tipi dei campi. La mia parola è seme.
Allora, nel momento in cui accolgo quella parola di Dio, tu la depositi nella tua terra che ti darà 100 volte per uno, per un chicco 100 volte, molto di più, ti fa valorizzare la tua dignità, la tua umanità, la tua bontà, la tua mitezza, ti moltiplica la tua forza, il tuo vigore. Capito per quale motivo? Chi è che diventa gigante nella umanità, nella propria umanità? Sono i santi e dimostrano gli effetti della parola di Dio vissuta quotidianamente e vissuta e anche fatta carne, l'umiltà, la mitezza, calpestare l'orgoglio, l'esibizionismo, le banderie, farsi vedere che quello che non è, le facciate che abbiamo, mentre dentro di noi sono, e così via. Cioè dire, la schiettezza della nostra umanità sta nella parola di Dio. Però devo dire che molti uomini purtroppo cosa hanno? Puoi prendere per favore, puoi prendere tu, e si trova cioè dire, dentro una plastificata. Sì, allora il discorso che ha fatto il cardinale al nostro in cattedrale. Sì, nella stanza dove confessa? Sì. Allora, guardate, era un uomo che viveva. È un uomo che amava la vita, che amava amare. Era un politico e faceva politica con tutte le conseguenze. È una persona che è gioioso, lieto, come detto. Sì. Anche di Salomone c'è scritto nella Bibbia, si dice era un uomo. L'altro giorno quando abbiamo guardato quella frase che la sapienza sta seduta davanti alla porta, c'era nella foglia accanto, c'era messo Salomone era solo un uomo. Sì, Salomone era solo vivere e amare la vita, vivere e desiderare la vita piena, un fattore umano. E lui lo viveva intensamente, pienamente. Vivere e desiderare che la vita sia buona. Questo desiderio è fortemente umano. Non può desiderare diversamente. Vivere e desiderare che la vita sia buona, bella per sé e per le persone care. Vivere e intendere la vita come un'occasione per mettere a frutto i talenti ricevuti. E nessuno può anche dubitare della sua originalità, genialità. Vivere e accettare le sfide della vita. Ha sfidato tutti, le opinioni pubbliche, coraggioso, scoraggioso. Quello che volevano dire, non gli interessava nulla e ci sorrideva di sopra. Lui sapeva a chi affidarsi, vivere e attraversare i momenti difficili della vita, vivere e resistere e non lasciarsi abbattere dalle sconfitte che ne ha fatte chissà quante volte si è presentato davanti al tribunale, no? Sconfitte, credere che c'è sempre una speranza di vittoria, di riscatto, di vita, vivere e desiderare una vita che non finisce. E avere coraggio e avere fiducia e credere che ci sia sempre una via d'uscita anche dalla valle più oscura. E così, guardate, un discorso così azzeccato ha definito l'uomo nostro, che si ripete in questo nostro fratello, nostro Berlusconi, di vivere e desiderare una vita che non finisce, avere il coraggio, avere fiducia, credere che ci sia sempre una via d'uscita,
anche dalla valle più oscura. Vivere è non sottrarsi alle sfide, ai contrasti, agli insulti, alle critiche, e continuare a sorridere, a sfidare e contrastare, a ridere degli insulti, vivere e sentire le forze esaurirsi e andare all'ospedale con tutte le guarigioni che si avevano. Vivere e soffrire il declino e continuare a soffrire. Lo sappiamo, cioè, suoi 86 anni non lo c'erano. E come sorridere, a provare, a tentare una via per vivere ancora. Ecco cosa si può dire di un uomo, un desiderio di vita che trova in Dio il suo giudizio e il suo compimento, ma per lui. Beh, è così. Noi dobbiamo ringraziare questo arcivescovo di Milano, e Monsignor Mario Delpini, era un alpinista. Salvatore, sveglia di prima. Antonio. Mi chiamo Salvatore Luigi. Carlo significa caro a Dio, ma la R è un po' la fermo un pochino. Chi è caro a Dio è un Carlo. Allora, andiamo. Allora, davanti al tuo volto, Signore, grazia, perché c'è un dono di grande. La parola di Dio è un dono che ti dà coraggio, forza, e anche una parola che ti promette di essere felice e la mantiene. Allora, mentre gli uomini deludono, Dio non delude. Forza. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Hai capito? È un amore fedele per sempre. Un amore edificato per sempre. Edificato, possiamo chiamare anche così, l'uomo saggio è colui il quale ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Edifica per il futuro. Perché edifica per il futuro? È come colui che costruisce sulla roccia. È benissimo. Il cuore di Cristo è una roccia eterna. Cioè la parola di Dio è una roccia su cui puoi costruire con certezza, con sicurezza il tuo futuro. Se tu fai a meno della sua parola e non la metti in pratica, costruisci sulle ideologie, sulle teorie, sui tuoi modi di pensare che sono umani, che sono fragili e deboli, sono pieni di desideri grandiosi, ma che purtroppo deludono e purtroppo sei anche schiacciato. Allora, il tuo amore allora è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Il cielo significa qualcosa che non appartiene a noi, è metafisico, al di là della realtà umana, perché solamente lui ti può promettere e mantenere, perché lui è forte e infinito, è lui che ti dà una speranza che non delude. Per questo è grande Abramo, perché credette, il credere, aver fiducia nella parola di Dio significa avere la certezza che quello che lui mi ha detto manterrà nel futuro. Credette sperando contro ogni speranza, perché sì,
perché la fede è il fondamento delle cose che si sperano, il fondamento delle cose che si sperano, perché io credo, perché quello che lui mi promette la mantiene. Allora la fede è il fondamento di ciò che si spera. Allora Abramo credette sperando contro ogni speranza umana. Ecco perché questo è il fondamento, per questo canteremo in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione noi dobbiamo far conoscere con la nostra bocca la sua fedeltà. Dobbiamo testimoniare a tutti. Dobbiamo dire ai nostri figlioli, dobbiamo dire, sì, se tu confidi nel Signore, ricordati che vincerai, sarai vittorioso, non cadrai nelle tue illusioni, nelle tue delusioni, nel tuo futuro che poi è fatto di nulla, di teorie e basta. Chi confida nel Signore non rimane mai deluso. Per questo dobbiamo testimoniare noi queste cose. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. In questa generazione noi dobbiamo cantare l'amore del Signore che è eterno, no? E farò conoscere con la mia bocca, parlerò della fedeltà del Signore perché l'ho sperimentato io. Se tu non sperimenti la fedeltà del Signore, di quelle promesse che Lui ti ha dato, lo hai vissuto nella tua vita, non puoi comunicare agli altri ciò che non hai sperimentato. Che dici? Farai teorie e basta. E dice, nel cielo te rendi stabile la tua fedeltà. Guardo verso i monti. Da chi verrà l'aiuto? L'aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Insieme ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza di generazione in generazione e rivierò il tuo nome. Una volta per sempre ha stabilito questa alleanza, questo rapporto, questo patto di fedeltà. Io sarò il tuo Dio, ma tu sarai il mio figlio. Se io sarò il tuo padre, seguimi. Lui precede sempre. Tu sarai il mio figlio, non mi deludere, io non deludo. E chiunque si affida al Signore fa una storia meravigliosa e stupenda. Allora, credere, poi per sperimentare, per annunciare. Chi spera in Lui non rimane deluso, avanti sempre. Maria Luisa, benvenuta. Grazie. Allora, i cieli... I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra i figli degli dèi? Dio è tremendo nel consiglio dei santi, grande e terribile tra quanti lo circondano. Perché Lui ha detto e lo fa, non fa. Perché altrimenti non lo direbbe se non potesse farlo, non lo direbbe. Ho detto e lo farò. Quindi accogliamo ciò che Lui ci dice, perché vuole compiere in noi cose grandi. Ma se non ascolti la parola di Dio diventi meschino, rimani meschino come sei. Scusatemi, ho un bellissimo giardino, terreno meraviglioso, ma se non lo coltivi cosa ci sarà? Male erbe, male piante, rovi, spine. Ma il Signore quando ci crea, ma crea terreno buono, non tarde, come dire, la terra non coltivabile, terreno buono. Siamo noi che respingiamo l'opera che vuole compiere in noi. Ed è questo il peccato di omissione. Vedi il bene e non lo fai,
e rimane purtroppo terra arida, spinosa, pieno di erbacce. E così, guardate allora la Madonna come ha sperimentato la sua fede nel consegnarsi al progetto di Dio che fu deposto nel suo cuore dall'angelo. Grandioso! E lui ha fatto in me cose grandi, perché quando lui comincia ad operare dentro di noi fa cose portentose, meravigliose. Tante volte i ragionamenti tortuosi, mamma mia, quanti ragionamenti, ma perché agitarsi tanto quando è così facile ubbidire la sua parola? Vai a prendere la Bibbia, santa pazienza, e fai quello che lui ti dice e ti svertirà la vita, sentirai un'avventura meravigliosa, gioiosa, lieta, cantando. Se ti dicessero fra 10 minuti morirai, cosa farai? Come ti preparerai alla morte? Continuerai a fare quella cosa che avevo iniziato a fare. Perché facendo bene quello che stai facendo, facendo agio e codaggio, se fai bene ciò che stai facendo, tu ti prepari bene nell'incontro con Dio. Stai per andare a caccia. C'è lo schioppo, c'è la carabina con le piombine, eccetera. A un certo punto un impatto e cade lì mentre stai facendo la battaglia contro i volatili. Allora stai facendo il tuo dovere. Certo, per molti è uno sport. Adesso dico, state attenti, non uccidete. Ci sono le riserve, ci sono un pochino le stagioni di caccia, stagione anche di... Oppure anche nel pescare c'è anche la stagione. Il marinaio può andare con certe reti, per esempio, e altre reti di a strascico meno, perché puoi anche prendere i pesciolini appena scovati e poi rovini tutto. C'è un tempo, fai il tuo dovere. E se sei chiamato, vai in paradiso, fai il tuo dovere. Stavo dicendo, Giovanna? Anche domenica nella prima lettura c'è stata una frase bellissima. Voi sarete per me la proprietà particolare. Medicina, allora cantiamo. I cieli cantano, l'abbiamo messo? Sì. Versetto 9, tutti insieme. Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti, potenti, Signore, la tua eternità ti circonda. Tu domini l'orgoglio del male, tu blocchi le sue ombre. Cose. Tu hai impedito e calpestato Abramo, con braccio potente resistesse ai tuoi nemici. Tuoi sono i cieli, tu hai la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contiene. Il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati, ecco. Il Tabor e ecco. L'Hermon cantano il tuo nome. Tu li hai creati, tutto viene da te, tutto viene da te. Tutto viene da te. E non solo, guardate, e qui abbiamo un'investitura che ha fatto Dio alla Madonna. Dove è descritto? Un'investitura che Dio ha dato alla Madonna. 11, come? Versetto 11. Bravo, vediamo. Tu hai ferito e calpestato l'arma. Con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. Capito? Rabbi è una persona maledetta perché ha gestito il suo regno in modo villanzoso, orribile e anche con grande e terribile anche di sopraffazione.
grande, così come Putin praticamente, rabbi. Allora, vuoi allora parlare tu di questa investito, come dire, ha dato questo potere alla Madonna. Allora, di cosa? Tu hai detto, hai indovinato, no? Sì. Tu hai ferito e calpestato Rabbi. Quando il Signore ha dato questo potere alla Madonna? Quando Adamo ed Eva, compiendo quella grande trasgressione, ha maledetto il serpente antico e ha dato una donna ti schiaccerà la testa. Ma qui abbiamo le profezie. È in sovraimpressione questa parola, ci richiama, ha un'influenza straordinaria la parola di Dio, richiama tutta una storia dentro un versetto, dentro una parola. Ha dato l'incarico, Dio Padre ha dato l'incarico alla Madonna di calpestare la testa del serpente e di consumare sempre nel mangiare la polvere, cioè essere sconfitto sempre, il male sarà sempre sconfitto. Se noi facciamo un richiamo di devozione alla Madonna, un'Ave Maria fa tremare l'inverno e fuggire il demonio. La potenza, chiudi, la potenza della Madonna è grandissima. Sì, esatto, sì. La Madonna ha dato addirittura anche per confondere i filosofi, i sapienti, gli intellettuali, ha dato una corona di rosario a tre bambini perché il mondo venisse al mondo, venisse la pace. Primo guerra mondiale, 1915 inizia la guerra, 1917 la Madonna appare ai tre bambini e dà il Santo Rosario, se dite il Santo Rosario la guerra cesserà. Per questo, per confondere gli ambasciatori, i potenti della terra, attraverso le Ave Marie. È possibile che le Ave Marie possano bloccare i carri armati e i bombardieri? Oh, santa pazienza! Capite, questa gente intellettuale che è riuscita a fare un sommergibile fino in profondità e poi se basta un incaglio, non se sono incagliati lì e stanno morendo lì. Siamo arrivati a livelli altissimi della scienza dove la scienza ci delude, ma Dio non ci delude mai. Com'è finita? C'è speranza, ancora. Stamattina dicevano che e preghiamo perché la speranza si realizzi. Dei rumori, quindi c'è una mezza speranza che riescono. E cerchiamo di frenare le nostre curiosità. La curiosità è una spinta per le ricerche, ma cerchiamo un pochino di essere più pratici. C'è tanta bellezza nel mondo, qui oggi, nel nostro universo. E andiamo sotto mare, quanto 3.000? 4.000. Guarda che è solo praticamente un divertimento, cioè non è che praticamente c'è una ricerca, stiamo andando a cercare qualcuno, ci siamo andati per curiosità, per denaro, cioè non è che ci siamo andati per salvare qualcuno. Comunque andiamo allora a vedere. Allora, tu hai calpestato Rabbi, con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. Forza? Forza. Abbiamo fatto questo, però il 12. Il 14. Tu sono i cieli, tu hai la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contiene. Fatto. 14. Tu 13. Hai
13. Il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati. Il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome. Tu hai un braccio potente, forte la tua mano, alta la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Amore e fedeltà precedono il tuo mondo. Vedete quando e come si presenta con autorevolezza Dio, se tutto appartiene a Lui, perché non dobbiamo fidarci? E ci fidiamo solamente di noi, delle nostre forze che sono debolissime, fragilissime, le nostre debolezze che devono prevalere su una certezza. Qui vi posso fidare, Antonella. Ciao, ciao, capito? Ed è molto importante questo qui. Tu è la terra, noi apparteniamo a Lui, non possiamo essere estranei al suo cuore, e noi invece ci estraniamo. Facciamo gli avventurieri, trasgressivi. Ce l'hai fatto la comunione? Fammelo capire. Compresso da Dio onnipotente. Sempre. Per favore, un po' di fiducia nel Signore, per favore. Non abbiamo fiducia nel Signore. I nostri pensieri prevalgono sulla sua presenza potente e forte. E siamo tante volte impulsivi, siamo arroganti tante volte. Francesca? Forza? Freddo neve, sembra una cosa strana, siamo così. Però Carmelo nero. Ho sbagliato? No. Diglielo che non ho sbagliato. No. Te lo sbaglio sempre. Siamo arrivati, versetto 16 e devo leggere.
L'ultima strofa è bellissima. Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto, esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia. Guardate, tua, tutto, ciao Angela, tua, perché tutto viene da lui, Ma quante cose, quanta ricchezza, ce ne freghiamo. Questo è il peccato. Non credere a queste cose che ti vengono dette. Che bello, ma è bellissimo. Esulta tutto il giorno nel suo nome. Ti esalta nella tua giustizia, mamma mia. Perché tu sei lo splendore della sua forza, della nostra forza. Ma dove andremo? Dove andremo? Tutto ci scoraggia, tutto ci avvilisce, tutto ci mette sotto i piedi. Solo in Lui possiamo veramente avere consolazione, provvidenza, come dire, affetto, coraggio. Ma insomma, siamo venuti da Lui o non siamo venuti da Lui? Se Lui, quando sento lamentare la mamma, quando muoio io, mio figlio, di chi sarà? Dico, ma che ti vuoi mettere di fronte all'amore di Gesù Cristo che ti ama, tua figlia che ti ha donato in un modo infinito? Tu che ti vuoi mettere a paragone di Dio, di cui ha un interesse più importante di tua figlia che tu per tua figlia? Ma insomma, vogliamo prevalere su Gesù Cristo. È Lui che ci ha creati, deve pensare a noi. Lasciamoci guidare e non saremo mai delusi. Chi sono i delusi? I disperati, quelli che si ammazzano perché non vogliono morire, vogliono vivere più perché sono pieni di speranza. Sono quelli che non hanno da Dio. Distaccati da Dio sono rami secchi. Che volete dal ramo secco? Non c'è consolazione. Non c'è fiducia, non c'è speranza, non c'è abbandono, non c'è coraggio, scusatemi, è così. Perdi Gesù Cristo e perdi tutto, è inutile. Vogliamo farci una storia diversa da quello che ci ha indirizzato Lui. Ma chi siamo? Guardate che bello. Tu sei lo splendore della forza, della nostra forza. Il tuo favore noi, innanzi a noi e di fronte, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re del Santo di Israele, la nostra forza, baluardo, difesa, custode. Dobbiamo imparare o dobbiamo lasciarci, oppure dobbiamo prevalere su Gesù Cristo o no? Sì o no? Dobbiamo dirlo agli altri, perché non dobbiamo scoraggiarci. Sine me, direbbe Giussi, sine me, nigel, potesse facere. Ecco, senza di me, dice il Signore, non potete far nulla. Per questo Carmelita viene a chiedere aiuto e forza dalla nostra comunità. Completamente. Che non ha. Ecco perché uno che riconosce la sua debolezza, Signore aiutatemi. E la comunità è un aiuto per quelli che sentono gli orgogliosi superbi, li rimanda a mani vuote. Sì, Signore, da chi andrò? Tu solo la parola di vita eterna. Noi diamo la benedizione e sotto la tua protezione
cercando rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare tutti di noi che siamo nella prova, ma di diverso ogni pericolo, verso gloriosa e benedetta. Vai, sei benedetta, dovunque ti trovi, anche in tutti i giorni. Sì. Ah, ecco, oggi esame di maturità. Per tutti i ragazzi. Sì. Pino pura. Anche sì, che Pino. E tutti i vostri figlioli. Tu pure. Sei figlioli. E oggi è l'esame di Stato. Andiamo. Lei viene da Raffadano. E lei ha avuto le mani fatate. Fagliele vedere le mani. Mani fatate. Fa capolavori di mandello, da mandello della Madonna, che è la salute degli infermi. Da quella, vedete, avete visto, qui si via, che va a confessarsi, fa la penitenza, vede la Madonna vestita di azzurro e il ricamo che ha fatto lei di d'oro zecchino, c'è un po' di giornata e l'ha coperto, e veramente sotto la sua protezione noi cerchiamo rifugio. Il Signore ti benedica, e ti ho preparato libretto. Ma allora ci vuoi fare una cosa per l'altare? Sì. Ci possiamo fare una cosa per l'altare corporale? Dobbiamo pagare. Tutti ci possiamo fare. No, che c'entra? No, offerte, no? Maria Rita, Marzio, vieni qui. Guardate, oggi sarà introdotta il cammino della consacrazione, trattato della vera devozione a Maria. Se non l'ho lasciato in macchina, non sono arrivato, l'occhiale. Va bene, comunque non è no, ma ci vedi però. Ci vedi. Poi subito dopo la Santa Messa ci mettiamo insieme, così ti do il metodo come prepararsi. È un metodo semplicissimo, disarmante, perché non c'è da perdere nulla, ma anche di guadagnare molto. Dategli una Bibbia. Chi ce l'ha la Bibbia? Nell'ala la Bibbia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Davanti al tuo volto, Signore, grazia e fedeltà. Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo, Figlio di Dio. Un tempo parlasti in visione a tre fedeli dicendo: ho portato aiuto a un prode, ho esaltato un eletto tra il mio popolo, ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Attenzione, vedete, la mia mano è il suo sostegno. Tese la mano e lo prese dai gocchi profondi delle acque. Il mio braccio è la sua forza. Il mio braccio, e si parla di Davide, che sarà poi il capostipite da dove nascerà il Messia. Dal germoglio di Davide nascerà il Messia. E infatti, quando ci sarà il censimento famoso che aveva indetto Tiberio Cesare, andavano tutte le famiglie, andavano a scriversi nella città di origine. Allora Giuseppe e Maria si spostano da Nazareth, 120 chilometri, fino a Betlemme, che è distante
mi pare 9 chilometri da Gerusalemme. Da Nazareth, pensate, dal nord di Galilea, scendono e lì avviene la nascita di Gesù bambino. Proprio a Betlemme, perché così aveva preannunciato il profeta è l'ultimo profeta Michea. E tu aspettate, prendiamolo. Vabbè, comunque. E tu Bethlehem, sei capitolo quinto. Almeno quello. Sì. Sì, penso. Forza, leggi. E tu? Io. Michele. E tu Bethlehem, in Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti, perché Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà colui che deve partorire. Capitolo quinto, bellissimo, capite? Michea, e tu Betlem, capitolo quinto, versetto 1. Allora, attenzione, la più piccola significa che Dio ama la piccolezza e continua nella storia la piccolezza. Sei ragazzine Medjugorje sono state oggetto dell'attenzione della Madonna per annunciare i suoi 41 anni, da 41 anni che continuamente mandano messaggi. Gente semplice, contadina, umile, un villaggio di Medjugorje sperduta, l'unica città dove non è stata bombardata. Tre bambini che ancora non andavano manco a scuola, anche perché il villaggetto di Fatima è un villaggetto sperduto che è andato lì a Fatima in Spagna, in Portogallo, avrà visto tutte queste cose. Piccoli, ai piccoli il Signore rivela le cose grandi, perché credono. Gli altri invece, quelli che sono intelligenti, quelli che hanno fantasie intellettuali, tanto di lauree, eccetera, orgogliosi, superbi, camminano avanti. Anche la Madonna stessa. Sì, esatto, sì. La Madonna, Nazare, piccola, città sperduta, un altro che viene mandato lì in questa città. Allora, se tu su lui, versetto 23, insieme. Su lui non troverai nemico, né opererai un uomo avverso, annienterò davanti a lui i tuoi nemici. E colpirò quelli che muoiono. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Farò estendere sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio è roccia della mia salvezza. Io farò di lui il mio genio. Il più alto fede della terra. Capite? Qui c'è una frase molto interessante che non può essere il figlio di Davide, ma va oltre, perché la profezia è molto più potente, più forte di quel piccolo uomo come Salomone, no?
egli mi invocherà, tu sei il mio Signore, mio Padre, mio Dio, roccia della mia salvezza. Io farò di lui il mio primogenito, Gesù, il più alto fra i re della terra. Tu sei il re? Sì, confesso a Dio onnipotente e a voi. Egli sarà tutto molto peccato, in pensieri, abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati e con tutta la vita eterna, Signore onnipotente e misericordioso, conceda l'indulgenza, assunzione e perdono dei vostri peccati. Ecco Gesù, agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Signore, non solamente partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola che io la sempre. Amen. Versetto 23. Il suo trono come i giorni del cielo. Gloria al Padre, Figlio e Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo Figlio di Dio. Dio ha promesso a Davide, suo servo, per sempre durerà la tua discendenza. Se i tuoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la loro colpa. Ma non annullerò il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Malgrado le nostre trasgressioni, il Signore è sempre pronto a perdonarci. Già dell'Antico Testamento insieme non la mia alleanza, non muterò la mia promessa, sulla mia santità ho giurato una volta per sempre, certo non mentirò a Davide, in eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quando il sole, sempre salto come la luna, testimone fedele nel cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio ha promesso a Davide il suo servo, per sempre durerà la tua discendenza. Luce e sapienza per chi è semplice. La rivelazione della tua parola. Un mercoledì giudice Gedeone vince con un
piccolissimo esercito. Sì. Capitolo 6, versetto 33. Capitolo 6 dei giudici. Versetto 33. Capitolo 6, 33. Capitolo 6. 33. La chiamata alle armi. Forse tutti i madianiti. Tutti i madianiti, Amalek e i figli dell'Oriente si radunarono, passarono il Giordano e si accamparono nella valle di Mizzeo. Ma lo spirito del Signore ridestì Gedeone. Egli suonò il corno e gli assisteriti furono convocati al suo seguito. Egli mandò anche i messaggeri in tutta Manasse, che fu pure chiamato a seguirlo. Mandò anche i messaggeri nella tribù di Aser, di Zabulon, di Neftali, le quali vennero all'ingaggiato. È chiaro che aveva bisogno di un esercito numeroso per vincere questi lì della tribù di Amalek. Gedeone disse a Dio: se tu stai per salvare Israele per mano mia, come hai detto, ecco, io metterò un velo di lana sull'aia. Se ci sarà rugiada soltanto sul velo e tutto il territorio resterà asciutto, io saprò che tu salverai Israele per mia mano, come hai detto. Allora vuole una certezza. Se il comando della vittoria viene da Dio, oppure meno, il velo. Questa parte dell'interiore di questo animale dice: se nel terreno metterò questo velo, tutto il terreno si resterà asciutto e il velo invece bagnato di rugiada, allora io crederò a questo. Quindi il terreno asciutto, il velo bagnato. È un segno, significa che è la tua volontà. Però non si accontenta di questo e dice invece anche il contrario. Forse via. Così avvenne. La mattina dopo Gedeone si alzò per tempo, strizzò il velo e ne spremette la rugiada, una coppa piena d'acqua. E tutto attorno asciutto. Gedeone disse a Dio: non adirarti contro di me, io parlerò ancora una volta. Vuole la certezza, la sicurezza. Forza. Però questo discorso, cioè, non offende Dio, giusto? Quindi si può, dire queste parole, per avere questa conferma, perché quando lui chiedeva una conferma. Quindi non è sbagliato. Anche la Madonna ha detto certo, così. Certo, infatti dico... Dice, come farà, come sarà questo, perché non conosco l'uomo, e prima di dar segno, la tua cugina Elisabetta, così avanzata in età, è al sesto mese, perché nulla è possibile, questo è un segno. E allora, perché nulla è possibile, allora, e credete. Ecco, mi sono la serva del Signore, però la Madonna canterà il Magnificat quando ebbe la certezza da Elisabetta, quando disse: come mai la madre del mio Signore? E chi gli ha detto? La madre del mio Signore. E lì ebbe la certezza che era già incinta per opera dello Spirito Santo, e canta: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio, con tutte le conseguenze drammatiche poi seguiranno, perché il cammino della nostra mamma celeste non è stato mica facile. Fu messa alla prova, fu martoriata, fu anche delusa, fu messa all'agonia, proprio. Poi alla fine, ai piedi della croce, un figlio di 33 anni, condannato a morte, dopo aver fatto tanto bene. Pensate alle nostre mamme, se avessero un figlio di questo genere, o una figlia per esempio. Noi siamo tutti scalmanati, grida, pianto di qua, grida di là, disperato di qua.
e guardiamo la Madonna è messa sempre da parte, quando invece diventa punto di riferimento come affrontare tutte le situazioni più incresciose, come le ha affrontato la Madonna, come ha affrontato Gesù. Comunque Gedeone ha voluto dare un segno, i segni nostri. Quali sono i nostri segni? Alessandro, prima di andare al seminario, adesso si trova nel noviziato, Alessandro Agricola, prima di andare al seminario ha fatto un cammino di discernimento, ha cercato a destra e a sinistra, molti sacerdoti gli hanno dato dei segni particolari che coincidevano con quello che era accaduto, tantissime cose. Poi non è che sono finite i dubbi e le incertezze, perché la nostra mente è così strana, che ragiona di dire chi me lo può fare, tu le ragazze mi inseguono, le ragazze mi vogliono a destra e sinistra, eccetera, tante tentazioni, faccio a te. Capito? Sono tentazioni, no? Però è uno sempre che il Signore mi chiama, anche perché la chiamata del Signore in questo momento è irrevocabile, le donne di Dio sono irrevocabili. Vediamo. Gedeone disse a Dio. Disse a Dio. Non adirarti contro di me, io parlerò ancora una volta. Lasciami fare la prova con il bello, una volta ancora. Resti asciutto soltanto il bello, e ci sia bruciata su tutto il terreno. Dio fece così quella notte, il bello soltanto restò asciutto e ci fu bruciata su tutto il terreno. Ma questo è torto. 8 e 7. Capitolo 8. No. Versetto 8. In quella stessa notte il Signore disse a Gedeone: alzati e piomba sul capo, perché io l'ho consegnato nelle tue mani. Ma se hai paura di farlo, scendi. Devi leggere dall'1 fino all'8, quei santi e poi con deve leggere fino all'8. Era con lui, alzatosi di buon mattino, si accampò alla fonte di Cale. Il campo di Marian era rispetto a lui a settentrione, ai piedi della collina di Moreto, nella pianura. Il Signore dice a Gedeone: la gente che è con te è troppo numerosa, perché io consegno Marian nelle sue mani. Perché dice questo? Perché, aspetta, questo è importante. Il problema dell'obiezione che fa Dio a Gedeone è questo, ed è un ammonimento nostro. Non è il numero dei giovani assoldati, cioè Dio aveva preso un numero proprio grandissimo per andare contro i madianiti. Dice: ehi, sono molti, perché nessuno dica, perché abbiamo un esercito numeroso abbiamo vinto, ma si sappia che io ho dato la vittoria. Allora praticamente il principio è questo, che l'iniziativa parte da lui, e a lui attribuire ogni forma di vittoria. Quando noi vinciamo le tentazioni, non dobbiamo dire: sono io, sono stato io, ho vinto la tentazione. Non sei tu, no, è il Signore. È l'aiuto del Signore che ti ha dato la possibilità di superare le difficoltà. Per questo le persone umili sono quelli che realizzano in sé il piano, il progetto di Dio. Perché se uno fa le vanterie e si affida alla sua ragione, alle sue strategie,
nel suo modo di agire, sarà sempre deluso, sempre deluso. Mi sono affrontato col Signore. Il Signore ci ha abbandonato, il Signore si è dimenticato. O sei tu che hai abbandonato Dio? E quando tu preghi vuoi ripiegare, piegare la volontà di Dio ai tuoi progetti che non sono giusti, non sono validi. Allora il Signore disse a Gedeone, la gente che è con te è troppo numerosa perché io consegni Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi dinanzi a me e dire la mia mano mi ha salvato. Capite? Ma il Signore non vuole, perché tutto appartiene a Lui, l'iniziativa parte da Lui, perché nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. E uno non può nemmeno far del bene senza l'aiuto di Dio. È come se volesse far sorgere il sole a mezzanotte. È impossibile, impossibile, impossibile. Però noi ce ne parliamo, lo stiamo ascoltando, però noi siamo così fanfaroni, presuntuosi, facciamo meno di Dio, non andiamo a messa la domenica, non ci confessiamo, commettiamo peccati, ci facciamo la comunione, così, come se noi fossimo a manipolare Gesù Cristo e la storia che Gesù ha già segnato. Ora annunzia alla gente, chiunque ha paura e trema, torna indietro e fugga dal monte di Gala. Tornarono indietro 22.000 uomini tra quella gente e ne rimasero 10.000. Il Signore disse a Gedeone, la gente è ancora troppo numerosa, falli scendere all'acqua e li metterò alla prova. Quello del quale ti dirò, costui venga con te, verrà, e quello del quale ti dirò, costui non venga con te, non verrà. Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua e il Signore gli disse, quanti lampiranno l'acqua con la lingua, come la lampisce il cane, li porrai da una parte, quanti invece per bere si metteranno in ginocchio, li porterai dall'altra. Ecco, questi saranno scelti. Il numero di quelli che rapirono l'acqua portandolo dalla bocca con la mano fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Allora il Signore disse a Gedeone, con questi 300 uomini che hanno lambito l'acqua, io vi salverò e consegnerò i Madianiti nelle tue mani. Pensate, è partito da un esercito di 22.000 persone, arrivato con 300. Bastano 300. Datemi quello che avete, il resto ce le metto io. Non dimenticate questo principio che Gesù ha detto anche agli apostoli. Fate quello che potete fare, il resto lo faccio io. Quindi diamo spazio al Signore e siccome siamo limitati, quel limite facciamolo bene, il resto lo fa Lui. Non tiriamoci i capelli, perché il Signore è il nostro Padre, che si compia la sua volontà nel nostro cammino quotidiano e non infastidiamoci, non scoraggiamoci. Il Signore vuole che siamo contenti dentro i nostri limiti. Non dobbiamo essere in conflitto con noi stessi, volendo rassomigliare a tante altre persone che hanno altre cose, altri carismi e altri modi di fare. Siamo contenti di quello che siamo noi. Questa è umiltà. Come la Madonna, Lui ha guardato la pochezza della mia persona e il Signore ha fatto in me cose grandi. Nell'umiltà il Signore si fa compiere cose straordinarie. Forza. Tutto il resto della gente se ne va ognuno a casa sua. Essi presero dalle mani della gente e provviste i corvi. Gedeone rimandò tutti gli altri israeliti, ciascuno alla sua tenda, e tenne con sé i 300 uomini.
versetto 16. Ecco, versetto 16. Divise in 300 uomini in tre schiere, mise in mano a tutti i corpi e brocche vuote con dentro fiacco, e disse loro: guardate me e fate come farò io. Quando sarà giunto al limite dell'accampamento, come farò io, così farete voi. Quando io, con quanti sono con me, suonerò il corno, anche voi suonerete i corni intorno a tutto l'accampamento e griderete per il Signore e per Gedeone. Gedeone e i 100 uomini che erano con lui giunsero all'estremità dell'accampamento, all'inizio della veglia di mezzanotte, quando avevano appena cambiato le sentinelle. Suonarono i corni, spezzando la brocca che avevano in mano. Anche le tre schiere suonarono i corni e spezzarono le brocche, tenendo le fiaccole con la sinistra e con la destra i corni per suonare, e gridarono: la spada per il Signore e per Gedeone. Ognuno di loro rimase al suo posto, attorno all'accampamento. Tutto l'accampamento si mise a correre, a gridare, a fuggire. Mentre quelli suonavano i 300 corni, il Signore fece volgere la spada di ciascuno contro i compagni, per tutto l'accampamento. L'esercito fuggì fino a Bet-Zitta, verso Serarà, fino alla riva di Abel-Mecolà, presso Tabba. Basta. Ecco. Allora ci saluta da Amburgo, dalla Germania, Santa Vitale. Carissime, non so come ringraziarvi, ma potete immaginare quanto mi avete aiutato. Vi ringrazio di cuore. Non vedo l'ora di essere presenti di persona alla lezione divina. Se Dio vuole, ad ottobre sarò con voi. 2 settimane, non vedo l'ora. Grazie di esistere. Noi ti salutiamo, carissima Sandra, ti salutiamo, allora salutiamo Sandra che ci segue da Amburgo, dalla Germania. Presto. Okay. Ci mettiamo in piedi. Questo è un gioco però.